Protesta anche rumorosa questa mattina dei dipendenti degli uffici giudiziari di Benevento. Un sit-in si è svolto dinanzi all'ingresso del Tribunale, un'iniziativa che si è svolta contemporaneamente in tutta Italia. I lavoratori lamentano la mancata riqualificazione, chiedono avanzamenti di carriera e, dopo aver sottolineato di essere stati assunti nell'amministrazione attraverso un concorso pubblico, criticano la procedura delle assunzioni a tempo determinato. Stiamo protestando contro una ingiustizia che si sta perpetrando ai danni del personale dell'organizzazione giudiziaria da più di 20 anni. Noi siamo lavoratori super qualificati, in 20 anni abbiamo, prima di tutto, siamo entrati con un concorso e abbiamo riqualificato e ci siamo riqualificati in maniera abnorme rispetto anche ai nostri pari gradi degli altri ministeri, con il risultato che in tutti gli altri ministeri ci sono stati anche 2 scatti di riqualificazione, quindi con un aumento dello stipendio e della qualifica. Soltanto nel nostro ministero noi personale dell'organizzazione giudiziaria siamo rimasti al palo, a differenza anche del personale del lo stesso nostro ministero, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento della Giustizia Minorile, nostri pari, hanno nel frattempo, in questi 20 anni, fatto scatti di carriera. Solo il personale dell'organizzazione giudiziaria, quello che è al centro del funzionamento dei tribunali e delle procure, senza il quale veramente la giustizia sarebbe al collasso, solo noi, pur riqualificati sul campo, siamo disconosciuti totalmente dai contratti e dall'aumento stipendiale e di qualifica. Questa è un'ingiustizia che la dice grande sulla volontà politica di far funzionare la giustizia. Evidentemente questo è quello che non si vuole.